L'intervento mio praticamente sta nell'ambito del sostegno creditizio in tempi di crisi. In realtà già gran parte del mio intervento l'ha fatto il direttore De Luca, anticipando quelle che sono le criticità del sistema economico finanziario, che io comunque vado ad elencare velocemente, senza tornare indietro dai tempi in cui è nata la crisi, ma per capire esattamente quello che è il mondo in cui viviamo. Allora, sicuramente il problema iniziale sono i livelli produttivi nei settori tradizionali, che sono ormai diventati i minimi storici, e in particolar modo quelli della Basilicata e della Campania. In realtà non si investe più in ricerca, in sviluppo e innovazione. Questo fa sì che ci sia un elevato livello di disoccupazione, in particolare disoccupazione di tipo giovanile. È recente la relazione della Banca d'Italia, in cui ci indica che per il 38% dei giovani al di sotto di 25 anni sono completamente disoccupati. È un primato che abbiamo a livello europeo e lo condividiamo con un altro primato, quello chiamato NET, se vedete sopra, dove abbiamo il 24% di disoccupazione per i giovani non scolarizzati, compresi tra l'età del 15 e il 24%. Ovviamente scarsi livelli di produzione, alta disoccupazione determinano contrazioni forti dei redditi e quindi dei consumi da parte delle famiglie. Una compressione di conseguenza dei margini reddituali delle imprese che non riescono più a posizionare i loro prodotti sul mercato. Tenete conto che la trimestrale della Banca d'Italia indica che un'impresa, ogni quattro imprese ne fallisce una, e soprattutto nei territori del sud. Questo attiva quello che gli economisti chiamano spirale recessiva inflazionistica. Il problema è come si comporta adesso il sistema finanziario di fronte a questa realtà. C'è un forte deterioramento della qualità del credito, l'ha detto pure prima il direttore De Luca. Che cosa significa? Che prima si dava credito con una certa facilità e semplicità. Oggi, di conseguenza, non avendo più la stessa redditività di una volta, si determina una compressione del reddito e quindi della qualità del credito. Difficoltà nella raccolta e nel risparmio. In particolar modo questo è un colpo che hanno subito le grandi banche, che hanno preso gran parte dei risparmi e li hanno investiti in borsa, i cosiddetti payoff, con la finanza allegra, con la finanza derivata. Tenete conto ancora che, riprendendo sempre l'intervento che ha fatto il direttore, gli italiani è vero che sono delle formiche, no? Risparmiano tantissimo. È anche vero che da due anni a questa parte i consumi vengono tirati su dai risparmi, per cui si intacca il tesoretto degli italiani per poter consumare. In Italia il livello del consumo è pari all'80%, cioè significa ogni 1000 euro che noi abbiamo in termini di reddito, 800 euro venivano destinati al consumo e 200 al risparmio. Da due anni a questo parte non è più così, anzi addirittura ci si indebita per poter consumare e mantenere lo stesso livello di consumo precedente. Questa è una delle conseguenze del cosiddetto credit crunch, cioè che cosa significa? Le banche, non avendo più le risorse, quindi risparmio, avendo una qualità del credito particolarmente bassa, cominciano a chiudere i rubinetti e i flussi di cassa nei confronti delle imprese. Allora il problema è come si sostiene il tessuto produttivo. E oggi una policy di exit strategy, lo stiamo dicendo in Europa, l'ha detto il governatore della Banca d'Italia, bisogna sostenere il tessuto produttivo. Chi ha sostenuto il tessuto produttivo in questo periodo sono state le banche di prossimità. Il concetto di prossimità l'hanno già sviluppato chi mi ha preceduto negli interventi, significa prossimo al territorio, cioè molto vicino al territorio in cui si opera, questo è il concetto di prossimità. E sono le BCC che hanno sostituito fin dove hanno potuto le grandi banche nell'attività di elargizione del credito, cioè la vera attività è quella creditizia, bisogna sostenere l'economia. Invece le grandi banche sono andate sui grandi payoff, hanno giocato nella finanza derivata, hanno preso i risparmi e li hanno investiti nella finanza cosiddetta allegra. Ora tenete conto che le BCC, o le banche di prossimità, le vere intermediarie del credito, rappresentano solo il 7% dell'universo creditizio italiano, eppure tendono a sostenere
la gran parte del sistema produttivo, il nostro sistema produttivo, che è rappresentato per il 95% dalle piccole e medie imprese, lo chiamano nanismo di impresa, cioè sono tutte molto piccoline, e tenete conto che sono composte per la maggior parte da un massimo di 10 addetti per ogni impresa, quindi sono molto piccole. Allora il problema oggi qual è? Questa è la situazione attuale. Come faccio a dare io credito a delle imprese che reputo poco produttive, il cosiddetto nanismo di impresa? È veramente un errore essere piccoli? Questo è il problema che si sta ponendo l'Europa. Beh, se l'ha posto anche la Banca d'Italia e ha scoperto da un anno a questa parte che forse è meglio abbandonare le grandi concentrazioni bancarie, quindi andare verso banche molto grandi e non presenti sul territorio, e andare invece verso a un modello di divergenza, cioè tante piccole banche presenti sul territorio, perché la verità è che noi abbiamo grandi quantità di piccole imprese che devono essere sostenute e che io devo valutare nel merito creditizio, ed è la difficoltà più grande. Allora, come faccio ad individuare l'impresa sostenibile, quindi quella che dura nel tempo, e soprattutto come faccio a dire se i modelli di rating che io adotto, il rating significa la valutazione del merito creditizio, no? E i modelli di rating sono per lo più matematici, analizziamo i bilanci e vediamo se questa impresa deve avere credito oppure deve essere rifiutata dal sistema creditizio. È anche vero che in Italia, e penso nella gran parte d'Europa, i bilanci si fanno anche per il fisco, quindi si tende a comprimere i livelli di reddito per non pagare le tasse. Ora, come faccio allora ad individuare le imprese che io posso sostenere? Il mercato italiano oggi, in tempi di crisi, le imprese che hanno tenuto sono di due tipi: quelle che definiamo tradizionali, cioè quelle forti, quelle capitalizzate e che vivono di rendite di posizione, hanno dei piccoli monopoli sul territorio. E poi ci sono un altro tipo di imprese, quelle chiamate resilienti, ovvero che evidenziano nei loro bilanci degli asset intangibili. Io non riesco a vederlo nel bilancio, ma so che c'è un potenziale all'interno di questa impresa. Il concetto di resilienza viene tirato fuori dalla chimica, un elemento resiliente è l'acqua. Allora, se l'ambiente che circonda l'impresa ha diverse forme, quindi diversi contenitori, a seconda dove metto l'acqua, l'acqua assume quella forma. Quindi significa, resiliente significa adattarsi al mutamento ambientale, economico e di tipo finanziario. Quello che sta accadendo, e l'unico che ha percepito questo mutamento e quindi è vicino a questo tipo di imprese, sono le BCC. Infatti tutto il resto dell'universo del sistema finanziario ha tentato e continua ad attenzionare, forse in modo eccessivo e anche esclusivo, unicamente la patrimonializzazione materiale, cioè guarda se quell'impresa può dare a garanzia, a supporto, a presidio del rischio del credito, unicamente un bene immobile. Ma non va a verificare se questa impresa è persistente nel tempo, cioè se un'impresa se alla fine riesce a restituire il credito che ne è stato erogato. Allora, per rendere più semplice il concetto di resilienza, c'è un occasional papers che ha fatto la Banca d'Italia, vedo recentissimo, di aprile 2013, che parla per la prima volta di capacità e volontà e responsabilità a interagire in modo dialettico e costruttivo con le indicazioni del sistema. Cioè non basta più il rating, bisogna vedere effettivamente la qualità del credito. Allora, per capire che cosa significa questo, bisogna andare a parlare di capitale cognitivo. Il capitale cognitivo sono le persone che sono all'interno delle imprese. E quello che vedete là sono le tre dimensioni delle persone. Abbiamo il capitale umano, quindi tutti gli elementi che sono all'interno delle imprese. Avete il capitale organizzativo, cioè come questi uomini organizzano l'impresa. E poi avete il capitale relazionale, cioè come questi uomini collaborano all'interno dell'impresa e con il sistema esterno. In realtà viene visto per la prima volta l'impresa come se fosse un organismo vivente, un organismo biologico. E quello che vedete, quelle frecce che trovate lì, si chiamano sinapsi di impresa, cioè il sistema nervoso dell'impresa. L'impresa è viva, capisce il mutamento, si adatta prima e risponde alla crisi. E questo lo può fare solamente una piccola impresa, perché se è piccola significa che ha la capacità di adattarsi.
questi tre elementi possono essere modificati a piacimento all'interno delle imprese. Ogni impresa ha una composizione diversa di questi tre livelli di capitale. Ogni volta che avete una composizione di questo livello di capitale, avete generato il codice genetico dell'impresa, il suo codice fiscale. È unico, non ce ne sono altri. E si chiama capitale cognitivo a dimensione composta. Questo è il potenziale di impresa. Quindi questo significa che ogni impresa ha un suo valore, ha un suo volume. Questo è il parametro qualitativo del merito creditizio. Non lo fa nessuno. Nessuna banca valuta il potenziale. Le banche, soprattutto le grandi, nel momento in cui vanno a verificare se sono imprese che hanno un elevato livello di occupazione, sono preoccupate perché considerano gli occupati come una conflittualità all'interno dell'impresa, non lo vedono come un investimento. Questo invece è possibile nella piccola impresa. E queste si chiamano soft information, cioè informazioni leggere che io non riesco a prendere all'interno del bilancio, ma riesco a percepire con il contatto quotidiano. E questo lo può fare solamente la BCC, non ci sono altre banche. Cioè bisogna conoscere il territorio, pesare l'informazione e continuamente monitorare l'informazione stessa. Allora, quello che stiamo cercando di dire in questo tipo di relazione è che le BCC, anche secondo Banca d'Italia, nel rapporto che vi ho detto prima, sono diventate un laboratorio evolutivo del processo del credito. Il processo del credito si sviluppava prima unicamente mediante una valutazione, un'analisi quantitativa. E guardavo il bilancio, vedevo quali erano gli utili, guardavo quali erano gli asset patrimoniali, guardavo qual era quello che si chiama in banca l'andamentale, cioè come questa impresa va gestita il credito negli anni, e decidevo di dargli sostegno. Questa fase che si chiama valutazione del potenziale. Ed è proprio il rapporto qualitativo del credito che io devo andare a pesare. Da queste fasi nasce poi la decisione del credito creditizio, quindi decido di dare credito e sostegno finanziario alla piccola impresa. In questo modo si trova perfettamente la stazione pulita e il fine tune si fa nella fase di revisione e di monitoraggio. Questo sarà quello che cercherà Banca d'Italia dal 2014 in poi presso le piccole banche, cioè verificherà se effettivamente ci sono i processi di revisione e monitoraggio nella fase, dopo la fase di gestione del credito. Per concludere, gli organi di vigilanza hanno compreso come sia indispensabile adesso proteggere le piccole banche. Sono diventate fondamentali le piccole banche, perché sono patrimonio di persistenza di azienda. A questo io vi ho tirato fuori questa piccola immagine perché i nuovi modelli di investimento praticamente si chiamano sidecar investment, come vedete stesso dalla figura. I nuovi modelli di investimento sono completamente innovativi, significano UU investment, unknown e unknowable, non conosciuti e non conoscibili. La banca deve avere un rapporto simbiotico con il cliente, non più conflittuale o virale. Cioè deve avere la capacità di valutare in modo dinamico la capacità di crescere dell'impresa. E questa capacità di crescita la può verificare unicamente se c'è un rapporto dialettico tra la direzione, tra il responsabile dei fidi e l'impresa stessa. Grazie. Roberto Lombardi, anche a te da parte del Presidente, un omaggio degli amici del credito cooperativo alla medaglia d'oro del credito cooperativo.